Ciao a tutti da Parafranze e benvenuti a questo video. Oggi vedremo la seconda parte dell'introduzione alla nuovissima mappa in Adamello di Isonzo. Prima di vedere un po' di scartoffie e darvi una data che è molto vicina, andiamo a vedere il video. Qualcosa avremo sicuramente già visto, ma qualcosa no. Andiamo ad analizzarlo insieme. Eccole qua, un po' di tende alla di ghiaccio come avevamo visto nella scorsa puntata. Ecco qua, particolare molto importante, direi passo Presena che dà verso cresta Maroccaro, che poi arriva a passo Maroccaro. Molto molto interessante. Ecco qua, questo è Cima Maroccaro, con il suo sentiero che scende verso Passo Maroccaro, e qua si vede bene la cresta. Cresta, ci tengo a dire, tutta percorribile, nella I qua in alto a destra vi lascio il sentiero, così potrete fare un confronto di come oggi, com'è nel videogame e com'era nel passato questo fantastico luogo. Postazione austriaca con una Schwarzlose qua sulla sinistra. Questo non capisco bene da che lato sia, comunque erano sotto la cresta Maroccaro. Postazioni italiane. Ah, qua vediamo una mitragliatrice Revelli. Questo l'avevamo già visto nel trailer. E questo qua direi che è proprio passo di Lago Scuro. Con l'arrivo della teleferica non si vede la chiesetta. Ah, però ho visto un particolare che, se torniamo indietro, mi sa che c'è un mortaio austro-ungarico, quindi non è passo di Lago Scuro. Vediamo. Già. Niente, dovremmo capire bene che cos'è quel luogo. Vado a dettaglio sulle teleferiche. È bello questo punto qua. Potrebbe essere anche qua, però no, c'è un cannone austriaco, se no mi sarebbe venuto a dire Cima Paiera, da come è conformata, ma... saltatrici scavate nella neve, altri passaggi nel ghiaccio. Sempre cresta Maroccaro. Attenzione, perché questo qua sembra il castellaccio col passo del dito, anzi questo qua è senza dubbi castellaccio con passo del dito. Molto bello, un bel lavoro. Sarà sicuramente un lavoro della miseria. Ok, questa potrebbe essere Cima Presena. Cima Presena con, vabbè, il punto di partenza degli italiani, probabilmente già in uno step abbastanza avanzato della battaglia. E qua direi da Cima Presena o lo Zigolon che dà sulla cresta di Maroccaro. Questo qua è sempre il passo Presena. E oggi è così, è molto molto realistico. Sempre Cima Presena o Zigolon, direi. Qua questi particolari sono molto belli perché sembrano proprio il sentiero dei fiori, cavolo. Sembra proprio il sentiero dei fiori. Andate a vedere il video che vi lascio nella in alto a destra. E cavolo, questo qua. Questo qua è proprio. Sembrerebbe proprio il punto quasi di arrivo al passo di Lago Scuro con le due casette ricovero, delle quali una delle due è ancora oggi utilizzata solo nei mesi estivi come ricovero, come rifugetto, diciamo.
Sembrava proprio lei. Qua sei sotto a Corno di Lago Scuro. Però vedremo, vedremo. Vedremo, vedremo. Qua Zigolon, Presena. Qua, se riesco a trovarvela, c'è una foto bellissima, proprio scattata in questo punto, virtuale o no che sia. Attenzione, da. Praticamente questo qua è l'assalto italiano del 1918 al corno di Maroccaro, viste dal Lago Scuro. Proprio dal lago di Lago Scuro. Bene, 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 bene. Molto bello, molto bello. E niente, passiamo direttamente al sodo. Allora, si sa già quando verrà rilasciata la mappa, ovvero il 14 novembre, che è qualche giorno, veramente qualche giorno. Quindi sono veramente carichissimo di provare assieme a voi, ovviamente, questa mappa. E niente, andiamo a leggerci un po' di cose che ci dicono. Allora, there will not be a new DLC, ottimo, quindi ci stanno dicendo che non ci sarà un nuovo DLC che accompagnerà questo aggiornamento, ma avremo già tutto il necessario se abbiamo comprato la Glacial and Altitude Pack. Ci saranno due nuove armi, una delle quali una bomba a mano, una granata, ma saranno rivelate più tardi, sull'Adamello. Muovendoci in avanti verso l'alto, se gli obiettivi del settore 1, quindi credo quelli della scorsa puntata, vengono catturati, la battaglia si sposta verso secondo ed ultimo settore, cima Presena, che vediamo qua sotto. Tuttavia, per gli italiani potrebbe essere un'impresa molto difficile arrivare fino a qui. La mappa si aprirà in un mare bianco, nel senso che ci saranno veramente pochissime coperture. Qui gli italiani devono scalare fino alla cima della montagna senza essere colpiti dalla pioggia di piombo. Dovranno usare fumo e artiglieria per avanzare in modo da coprirsi al meglio, perché come detto di nascondigli e di coperture non ce ne sono. In più gli austriaci avranno un'ottima copertura e un notevole vantaggio in altitudine, quindi sarà più facile per loro scorgere gli italiani. Vediamo qua sotto un paio di foto. Passo Presena come oggi, con l'arrivo della funivia. Passo Presena come era ai tempi, tra l'altro una foto che non ho mai visto, e come apparirà nel gioco. Beh, veramente, veramente molto bello. Guarda questo dettaglio del fucile da cecchino. Mentre i difensori hanno il terreno più alto, quindi sono più in alto, non è comunque finita per gli italiani. Perché una volta uccisi, mi sembra di capire che gli austro-ungarici non spawneranno direttamente sulla cima, ma dall'altra parte. Quindi ci sarà un punto di spawn posteriore, laterale, non lo so. E anche loro dovranno farsi il loro sentiero, passando per vie molto pericolose, pendii estremamente ripidi e talvolta anche solo una singola tavola di legno. Watch your step. Ah, ecco qua, Defender Spawn, questa baracca che vediamo. Qua abbiamo un confronto tra le baracche nella realtà, come erano i tempi e come appaiono nel gioco. Interessante. Molto bella questa foto qua di questa compagnia austriaca, sembra quasi una ricostruzione. Storicamente il primo tentativo di conquista degli italiani di cima Presena fallì, ci sta. È molto difficile attraversare la terra di nessuno, che era Passo Presena, con poche o quasi nessuna copertura. Il vantaggio che avevano gli austro-ungarici, ovvero di essere più in alto degli italiani, era molto significante, tanto da far arretrare gli italiani. Ma gli italiani arrivarono preparati con una bella artiglieria per ammorbidire, diciamo, le difese avversarie. Settore 2. Una volta in cima c'è soltanto un obiettivo. Questa zona di cattura è priva di nascondigli, sei solo tu, le rocce, la neve e il tuo nemico. Arrivare qui è la parte più difficile per gli italiani, ma saranno in grado poi di cambiare le cose una volta arrivati, perché anche gli austro-ungarici dovranno arrampicarsi per riconquistare l'obiettivo.
principio ovviamente gli italiani saranno in grado di sfruttare a loro volta in questo caso il vantaggio in altezza. Qua già ci sta dicendo appunto che i difensori potranno avere difficoltà a tornare all'obiettivo una volta perso il controllo. Preparati per un sacco di caos e un sacco di artiglieria. Vabbè, quello che stiamo cercando, ecco. Qua arriva un DLC per questi fantastici baffi, ma a noi non interessa, perché per oggi direi che è tutto. Ci vediamo a questo punto tra qualche giorno per provare, per sporcarci le mani con questa mappa. Io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete fatto, commentare, fatemi sapere cosa ne pensate di questo aggiornamento di Zonzo. Secondo me è veramente, veramente uno spettacolo. Fatemi sapere, ci vediamo alla prossima, grazie.